Ma che impressione le ha fatto questa nuova rinascita dell'Avellino targata a Braille, insomma? momento il tifoso dell'Avellino, indipendentemente dai risultati, deve coccolare, deve non far sentire mai solo un presidente del genere, che poi si sa com'è il calcio, no? E io penso che il primo acquisto vero di questa stagione è l'entusiasmo che si è creato tra la squadra e i tifosi. Io so cosa significa giocare a Avellino e quando scoppia la passione l'Avellino del tifoso avellinese, perché è veramente trascinante. Ecco, io questa cosa qui spero che il tifoso avellinese, che è passionale e dà quella differenza importante in un campionato, che vada a braccetto col suo presidente anche nei momenti un po' no. Guarda, ho sentito Salvatore, insomma, come sento tantissimi altri colleghi, perché come dici lei nel mercato ci sono tante telefonate. In questo momento con l'Avellino non c'è niente, ci sono state telefonate, interlocutori, sondaggi, ma non è che c'è stata una trattativa, una richiesta ben precisa. Si parla, ho un buonissimo rapporto con Avellino, con Salvatore, però per adesso sono stati fatti solo sondaggi, come l'hanno fatti tante società sui miei calciatori, anche perché sono calciatori forti per la Serie C, ma noi abbiamo deciso come società Perugia Calcio di portare tutto il gruppo in ritiro.